abbiamo creato il nostro piccolo alimentatore duale con queste batterie. Il discorso è provare a fare un ulteriore step in avanti. Bellissimo vedere una luce che si accende e si spegne, siamo tutti molto contenti, però l'idea adesso è di provare a vedere se riusciamo a renderlo ascoltabile. Per renderlo ascoltabile, le modifiche che dobbiamo fare sono in realtà poche. Prima di tutto dobbiamo mettere un'ulteriore resistenza dopo il nostro circuito dell'op amp da 10k, creare una sorta di partitore di tensione da 10k collegati un'altra resistenza da 1 kΩ che andrà a terra e che andrà alla nostra sorgente, come si fa a andare alle nostre casse. Questi jack femmina sono fondamentali per il nostro scopo. Quindi queste sono due clip coccodrillo. Ora io qua ho già fatto il collegamento saldandole. Ragazzi, saldare è molto semplice, però tenete presente che queste clip in realtà hanno il rame, quindi voi potete tranquillamente attorcigliare attorno a questo connettore, attorcigliare il rame, e vi assicuro funzionerà benissimo. In questo caso l'ho saldata per una questione di semplicità e vi faccio vedere però come si capisce qual è la terra, cioè qual è il collegamento che dovete fare sulla terra. Allora ci andiamo a collegare il nostro multimetro, lo settiamo su segnale acustico. Ripeto, non è fondamentale, ragazzi, però è più semplice. Prendiamo un jack. Come fare a capire qual è il nostro connettore maschio e qual è il nostro connettore femmina? Fate finta che noi in questo momento non lo sappiamo. Proviamo a pluggare il nostro connettore, ok? Da un'estremità. Ora, immaginiamo questa punta è il nostro più, mentre invece questa parte è il nostro, è la nostra terra. Se vogliamo capire qual è la terra, dovremmo mettere il meno, quindi la parte negativa di del nostro multimetro, e provare a toccare tutte le componenti del nostro jack femmina. Se voi guardate questo, in effetti non suona. Ora, se qua suona, c'è un problema. E per fortuna non suona. In teoria, se io tocco questa parte qua, dove effettivamente già tempo fa ho collegato il nostro meno, dovrebbe suonare, quindi vuol dire che c'è continuità. E come per magia, in effetti sta suonando. Allo stesso modo, se noi immaginiamo di collegare la punta, la nostra punta di metallo, sulla punta, dovremmo non sentire niente dove c'è il meno e dovremmo sentirlo suonare. E in effetti suona. A che cosa serve questo terzo componente? Allora, questo viene utilizzato per altri sistemi, quando i pin di questo jack sono più di uno, e in questo momento in realtà non ci serve a nulla, quindi stiamo parlando di jack mono, va più che bene così. Ora, in questo caso noi abbiamo collegato in modo corretto, in effetti, il nostro jack socket, il nostro jack femmina, con i connettori come dovrebbero essere. Quest'altra estremità ovviamente andrà alle vostre casse, manco a dirlo, o nella vostra scheda audio. Chiarito il concetto jack, andiamo a ottimizzare il nostro circuito per l'ascolto. Andiamo a sistemare il circuito in questo modo qui. Rimuoviamo il LED, al suo posto gli mettiamo questa resistenza da 10.000 ohm collegata a un'ulteriore resistenza da 1.000 ohm e poi finalmente alla nostra al nostro output. Togliamo la nostra resistenza che va al LED, quindi quella da 1 kilo ohm, e la metteremo poi dopo. Mettiamo, la sostituiamo con quella da 10, il che vuol dire di nuovo dall'output ai 10.000 ohm, poi dai 10.000 ohm togliamo il LED e mettiamo quella da 1 kilo ohm che andrà appunto a terra, e in questo punto, quindi esattamente dove prima avevamo collegato il LED, qui noi andremo a inserire la nostra sorgente, il nostro output. Prima di tutto, come prima, colleghiamo le nostre batterie.
Dopodiché andiamo a prendere due jumper semplicissimi, magari del colore delle clip, così non ci confondiamo, o simili. Ora ovviamente questo andrà sul nostro meno e di qua andrà sul nostro, nel punto dove avevamo messo il LED prima. A questo punto andiamo a ascoltare se è ascoltabile. Andiamo a vedere. E come potete sentire, effettivamente abbiamo prodotto il nostro primo suono, la nostra prima oscillazione. Ha una frequenza molto bassa, questo dipende ovviamente dalle resistenze, però la nostra oscillazione c'è ed è ascoltabile. Quindi questo è il modo per ottenere il vostro primo basso, diciamo, la vostra prima bass line. Per risolvere il problema della frequenza troppo bassa, ho cambiato il capacitore. Prendendo questo capacitore in ceramica, precisamente il 103, ve lo faccio vedere. Il 103 che misura 10 picofarad, quindi una misura effettivamente decisamente più piccola. L'ho collegato esattamente come l'altro, l'ho inserito esattamente come l'altro e il suono che viene fuori è questo. Un'oscillazione, un'onda effettivamente piuttosto fastidiosa, ma assolutamente ascoltabile e utilizzabile in realtà. Quindi direi che questo per oggi è abbastanza tutto. Provateci da casa, vi assicuro è molto semplice, davvero semplicissimo. Alla prossima, ciao.